Il 19 gennaio il Dipartimento della Difesa del Sudafrica ha annunciato che il paese ospiterà l'esercitazione MOSI secondo al largo delle sue coste dal 17 al 27 febbraio. Il Sudafrica invierà 350 membri del personale navale per partecipare insieme alle controparti russe e cinesi, con l'obiettivo di condividere competenze e conoscenze operative. I preparativi per l'esercitazione sono stati effettuati in conferenze di pianificazione virtuali all'inizio di dicembre. Si tratta della seconda esercitazione MOSI per le tre marine, dopo quella del novembre 2019. L'esercitazione ha attirato le critiche dei paesi contrari all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che il Sudafrica si è rifiutato di condannare. Il ministro degli esteri sudafricano Naledi Pandor ha dichiarato lunedì che è naturale che gli amici ospitino tali esercitazioni. Joe Kemming, ricercatore del think tank di scienza e tecnologia militare Yuan Wang, con sede a Pechino, ha dichiarato che l'esercitazione trilaterale è un altro segno della ripresa della diplomazia militare cinese dopo tre anni di restrizioni per il controllo della pandemia. Ovviamente è un momento per rafforzare i rapporti russo-cinesi, ma Pechino ovviamente punta ad aumentare il proprio peso anche in Africa più.